Sì, Supermedia che in realtà appunto è l'ultima del 2021, nel senso che non ci sono stati ancora abbastanza nuovi sondaggi nel 2022 per vedere se ci sono state differenze nel post Natale, diciamo così, però qui vediamo insomma un po' l'inizio e la fine del 2021, cioè che quadro ci consegnano i sondaggi sui partiti, diciamo al 30 dicembre per capirci, a un paio di settimane fa. Perché è importante questo dato che stiamo vedendo? Perché ci dà un po' il punto di partenza anche nei ragionamenti intorno al Quirinale. Noi vediamo un PD che ha guadagnato un po' meno di 2 punti nel corso del 2021, 1 punto circa ha guadagnato il Movimento 5 Stelle, che però è molto sotto al risultato, come sappiamo, del 2018, e c'è stato questo travaso sostanzialmente rilevante, Lega Fratelli d'Italia. Insomma, a fine 2021 Fratelli d'Italia nella nostra supermedia aveva superato la Lega 19,6 a 19, Forza Italia aveva invece recuperato qualcosina. Qui tra l'altro Alessandra si intravede una novità che da oggi inizierà a esserci anche nella supermedia e penso in gran parte dei sondaggi elettorali di tutti gli istituti, cioè la federazione tra Più Europa e Azione di Calenda che hanno chiesto di essere uniti A nei questo sondaggi e d'ora in però poi. perdono in questo modo, perdono qualcosa. No, questo è ancora il dato pre-federazione, Ah, ok. evidentemente. Dovremo vedere se, come dire, riusciranno a espandere la somma dei due soggetti da soli. Sappiamo che non sempre in politica ci si riesce. Il dato che abbiamo visto per Alessandro è importante perché nell'ottica Quirinale ci dice chi potrebbe avere più incentivi, più voglia, diciamo così, di andare a votare prima e chi invece spera che la legislatura duri il più lungo possibile. È chiaro che con i dati dei sondaggi elettorali in mano, i leader e i partiti questi ragionamenti li fanno. Uniamo a questo la riduzione del numero di parlamentari e, insomma, applicando, no, questi numeri che stiamo vedendo, è abbastanza chiaro che alcuni gruppi in particolare perderebbero tantissimi eletti. Il Movimento 5 Stelle verrebbe più che dimezzato, per esempio, in caso di nuove elezioni. Forse l'unico partito che ci guadagnerebbe è Fratelli d'Italia, che oggi pesa molto poco e che forse in caso di elezioni anticipate riuscirebbe a espandere il numero dei suoi eletti. Allora, volevo tornare da Massimiliano Romeo, a parte